Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio da Paolo De Castro, come vedete dalla sede di Bruxelles del Parlamento Europeo. Purtroppo non posso essere a Forlì a festeggiare insieme a voi i 100 anni di Confagricoltura Forlì e Cesena. Ci tenevo davvero tanto, l'avevo detto e lo saluto al caro amico professor Ettore Casadei e insieme a lui il presidente Carlo Carli naturalmente. Però ci tengo a essere presente almeno attraverso questo video, perché il tema dell'innovazione, del futuro è il tema della nostra agricoltura, è quello di cui ci occupiamo qui nelle aule di Bruxelles quotidianamente, come affrontare le grandi sfide future che attendono la nostra agricoltura, sfide che vanno dai cambiamenti climatici, l'agricoltura subisce i cambiamenti climatici e le difficoltà di una volatilità dei prezzi dovute a calamità ma dovute anche a andamenti di mercato. Questo obbliga i nostri agricoltori ad affrontare il futuro, per esempio attraverso strumenti di gestione del rischio sempre più efficaci. Penso alle assicurazioni, al grande lavoro che abbiamo fatto qui in queste aule attraverso il regolamento Omnibus, che ha esteso, allargato l'applicazione dei strumenti assicurativi, aumentando il contributo pubblico e rendendo più facile l'assicurazione, riducendo il livello di danno assicurabile. Tutto questo non basta naturalmente, perché il futuro è fatto di attenzione riguardo a un mondo globale sempre più competitivo, sempre più difficile. Le nostre aziende si trovano a competere con aziende del resto del mondo che hanno ben altre risorse naturali e condizioni economiche. Per questo è fondamentale la battaglia che qui nel Parlamento Europeo stiamo facendo sulla reciprocità. Non possiamo avere grandi obiettivi, standard di qualità elevati, se poi facciamo entrare merce dal resto del mondo in Europa che queste alti livelli di qualità, questi standard non li rispetta. Questa è distorsione di concorrenza. Per questo ci ha fatto piacere ascoltare nel primo discorso di Ursula von der Leyen, la nuova Presidente della Commissione, un riferimento specifico proprio alla distorsione di concorrenza provocata dalle importazioni europee di prodotti che non rispettano le nostre norme di qualità, i nostri standard. Quindi grandi sfide sul livello dell'innovazione, penso alle New Breeding Techniques, a queste tecnologie genetiche importantissime che non sono OGM, quindi sono accettate dai consumatori, sono accettate dai cittadini, perché modificano la genetica intraspecie, ma aprono a degli orizzonti straordinari per il futuro. Per questo è fondamentale che l'Europa decida presto, che superi l'impasse provocato dalla sentenza della Corte di Giustizia europea e chiaramente individui le due strade. Tra la transgenesi e la mutagenesi non ci può essere lo stesso percorso autorizzativo. Gli OGM sono una cosa, il genoma editing, la CRISPR genetica è un'altra, non sono Frankenstein food, sono miglioramenti genetici attraverso i quali potremo per esempio combattere le malattie delle piante senza usare la chimica o usando molto meno chimica, e tutto questo renderà più sostenibile la nostra agricoltura e quindi daremo una mano ai nostri agricoltori. E poi abbiamo la PAC. Politica agricola, come sapete, stiamo lavorando per rinviare l'attuale PAC almeno di un paio d'anni, perché vogliamo più tempo per poter fare una riforma che sia davvero efficace e che tenga conto del difficile equilibrio tra sostenibilità ambientale, economica e sociale, che è la grande sfida che abbiamo di fronte. Per questo credo che il Parlamento europeo sarà al fianco degli agricoltori. Mi fa piacere portare i saluti dell'intera Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale per questo traguardo così importante dei 100 anni di Confagricoltura Forlì e Cesena. Tanti auguri, buon lavoro e un arrivederci a presto da Paolo De Castro.